Dacia. In Finlandia. Aspetta. Aspetta, mi sembra che l'udito mi tradisca. Ripeti quello che hai detto. Convertire il denaro in titoli di rendita e con il sopravvanzo comperare una piccola dacia in Finlandia. Ma che Finlandia? Tu hai detto anche qualcosa d'altro. Io propongo di vendere la tenuta. Oh, ecco, è qui sta tutto. Ah, tu vendi la tenuta. Ottimamente, una magnifica idea. Oh. E dove vorresti che io vada a finire? Con la mamma che vecchia, con Sonia? Beh, questo lo decideremo a suo tempo. Ma aspetta, non... aspetta. A quanto pare, signori, io non ho avuto nemmeno una briciola di buon senso. Signore, ho avuto la stupidità di pensare che la tenuta appartenga a Sonia. Mio padre, comprò questa tenuta per darla in dote a mia sorella. A quanto pare io sono stato un ingenuo. Non ho interpretato le leggi della Turca, ho sempre pensato che la tenuta di mia sorella fosse passata a Sonia. Sì, la tenuta appartiene a Sonia. Chi lo mette in dubbio senza il consenso di Sonia, io non risolverò di venderla. D'altra parte, io propongo di farlo per il bene di Sonia. È incomprensibile. O io sono impazzito pure... Oppure... No! Non contrariare Alessandro! Credi, lui sa meglio di noi ciò che è bene e ciò che è male. No! Dammi da bere. Avanti, dammi da bere. Avanti. Ditemi, che volete? Che volete? Ma non capisco perché ti agiti. Io non dico che il mio progetto sia ideale. Se tutti lo giudicheranno inadeguato, io non insisterò. Io, eccellenza, nutro per la scienza non solo venerazione, ma altresì sentimenti di parentela. Il fratello della moglie di mio fratello, Grigori Lich, lei l'avrà conosciuto, Costantin Trafimovic Lacedemonov, era l'autore. Qui stiamo parlando d'affari, aspetta più tardi. Ah, ecco, domandolo a lui, avanti. Domandolo a lui. Fu proprio suo zio a vendersi questa tenuta. Ma perché domandargliela? Che scopo? Questa tenuta fu comprata, secondo la valutazione di allora, per 95.000. Mio padre ne pagò solo 70.000 e restò un debito di 25.000. Ora ascoltate, questa tenuta non si sarebbe potuta comprare se io non avessi rinunciato alla mia parte di eredità in favore di mia sorella, che amavo ardentemente, e non solo. Ma per 10 anni io ci ho lavorato sopra come un bue, estinguendo tutti i debiti. Ah, mi rincresce di aver cominciato questo discorso! Questa tenuta non è esente da debiti! E non si trovi in dissesto solo grazie ai miei sforzi personali! Ed ecco perché sono vecchio! Mi si vuole cacciare via di qui! Non capisco dove vai a parare! Per 25 anni io ho amministrato questa tenuta. Ho lavorato. Ti ho mandato il denaro come il più scrupoloso degli economi. E in tutto questo tempo tu non mi hai ringraziato nemmeno una volta. In tutto questo tempo, ora, e quando ero giovane, io ho ricevuto da te uno stipendio di 500 rubli l'anno. Un compenso miserabile! Sei un cattone! E nemmeno una volta ti è venuto in mente di aggiungerci sia pure un miserabile rublo. Ivan Petrovic, ma che ne sapevo io? Non sono un uomo pratico, non ci capisco nulla. Avresti potuto aumentarlo tu stesso a piacere. Perché non l'ho rubato? Perché non mi disprezzate per non avere rubato? Sarebbe stato giusto, ora non sarei un accattone. No! Vagni, amico mio, non si deve. Lasciami. Io tremo, perché guastare così delle buone relazioni? Non si deve. Per 25 anni. Io sono rimasto assieme a mia madre tra quattro pareti. Come una talpa! Tutti i nostri pensieri, tutti i nostri sentimenti erano solo per te. Di giorno parlavamo di te, dei tuoi lavori. Andavamo orgogliosi di lui. Pronunciavamo il suo nome con venerazione. Le notti le sciupavamo. Sì, le sciupavamo! A leggere libri e riviste che ora io profondamente disprezzo. Non si deve, Dio voglio, non si deve, non capisco che cosa vuoi! Tu per noi eri un essere di ordine superiore. E i tuoi articoli li conoscevamo a memoria. Ma ora mi si sono aperti gli occhi. Ora io vedo tutto! Tu scrivi di arte, ma di arte non capisci niente! Tutti i tuoi articoli che tanto amavo non valgono un soldo! Sei preso in giro! Signori, calmatelo! Insomma, io me ne vado! No, però dice che se ne lo smetto! No! Io non lo smetterò! Aspetta, sai! Non aspetta, tu, io non ho finito! Non ho finito! Tu hai devastato la mia vita! Io non l'ho vissuto! Non l'ho vissuto! Per colpa tua,
Ti ho distrutto gli anni migliori della mia vita! Tu sei il mio peggior nemico! Non posso, non posso! Me ne che vuoi da me? E quale diritto hai tu di parlarmi in quel tono? Nullità! Se la tenuta è tua, prendila! Non ne ho bisogno! Io parto subito da questo inferno! Non ti posso più restare! Si è dileguata! La vita! La vita! Io incendio! Io ho coraggio! Io ho intelligenza! Se fossi vissuto in modo normale avrei potuto diventare uno Schopenhauer, un Dostoevsky! Sto parlando a mamma! Oh mio Dio! Mi sembra di impazzire! Mamma! Sono disperato! Mamma! Dai, resta ad Alexandro! Vai, vai! Mamma! Ma che devo fare? No, non c'è bisogno! Non parli lei! So io quel che devo fare. Ti ricorderai di me.